Buonasera, e tutto il mondo, come sappiamo, onora e ricorda Nelson Mandela, è morto 24 ore fa. E vi sembrerà forse tanto, a qualcuno sembrerà persino eccessivo questo tributo massiccio in tutti i paesi e da tutti i mezzi di informazione nei confronti di un uomo di 95 anni. Ma se non lo sapete, fatevelo dire, veramente Nelson Mandela è stato uno dei pochi veri giganti del XX secolo, della parte perlomeno di quel XX secolo e che noi abbiamo potuto conoscere, in quella che noi era tempo, in quello che per noi era tempo di pace già, ma che non lo era là dove è nato e quando ha vissuto, fino a 70 anni Nelson Mandela, fino a 70 anni compiuti Nelson Mandela ha vissuto in carcere per 28 anni, dopo essere stato incriminato e processato perché militante del movimento contro l'apartheid, dell'odiosa discriminazione, la segregazione razziale in Sudafrica. Dopo 28 anni fu liberato e fu l'uomo non della vendetta, ma del dialogo, del perdono. È l'uomo che ha saputo superare e con la forza di una predicazione democratica è quell'odiosissimo sistema, quella sopraffazione della maggioranza nera da parte della minoranza bianca del Sudafrica. È stato l'esempio in tutto il mondo, lo ha ricordato, è stato l'esempio per lui anche per Barack Obama, che ebbe il suo battesimo, la sua prima manifestazione politica proprio nella lotta contro l'apartheid, che come si sa fu sistema anche negli Stati Uniti. Per questo oggi il mondo ricorda quell'uomo, premio Nobel per la pace, certo, ma anche, se possibile, molto, molto di più. L'uomo che ha portato l'Africa nel XXI secolo, l'uomo che ha saputo perdonare, ha saputo non cercare vendette, ha saputo ritirarsi dalla politica. È arrivato alla guida del suo paese ormai 75enne e se n'è andato dopo un solo mandato, dimostrando di tenere più al suo paese che a se stesso. Un esempio che ben pochi hanno saputo seguire. Questo è il motivo per cui Mandela viene così universalmente ricordato come uno dei grandi giganti del nostro tempo. A petto di questo, tutte le altre notizie sono quelle solite, quelle che ci riguardano, la politica, Prodi che va a votare domenica alle primarie, Forza Italia e il Movimento 5 Stelle che attaccano con molta durezza sul tema del maggioritario che ha portato il premio di maggioranza che ha portato tanti eletti in più al Partito Democratico, che per i due partiti sono illegittimi. Insomma, questo come sentiremo tra 30 secondi dai titoli. Tutto il Sudafrica rende omaggio a Nelson Mandela, l'uomo che 20 anni fa ha cambiato il mondo, sradicando l'apartheid e portando il suo paese fuori dall'isolamento. Nelle strade, nelle piazze, manifestazioni spontanee, balli, canti. 12 giorni di lutto proclamati dal governo e hanno i suoni e le facce di un rito collettivo, l'omaggio affettuoso a un vecchio padre. Solenni funerali di Stato con Obama e tanti altri capi di Stato fissati il 15 dicembre. Romano Prodi ci ripensa e annuncia che andrà a votare alle primarie del PD. Per difendere il bipolarismo, spiega, sono assolutamente d'accordo, commenta Renzi. Quello di domenica sta diventando un referendum sul futuro del paese. Ricordo che alle tantissime persone che voteranno che lo faranno per scegliere il segretario del PD e non il futuro premier, sottolinea Cuperlo, mentre Civati plaude Prodi. È la notizia migliore di questa campagna. Ma anche la Lega si prepara alle sue primarie. Domani si sceglie tra Salvini e Bossi. Dopo la bocciatura del Porcellum, asse Forza Italia 5 Stelle contro i 148 seggi in Parlamento ottenuti solo grazie al premio di maggioranza da PD, SEL e Centro Democratico, il premio che è stato cassato dalla Corte Costituzionale. Quei deputati si dovrebbero dimettere, dicono i 5 Stelle. Stesso slogan dei forzisti e identico anche l'obiettivo dei due partiti, andare subito alle elezioni. Grillo attacca una giornalista dell'Unità e invita a segnalare sul blog i giornalisti nemici e subito esplode la polemica.
Letta incontra ancora Napolitano e tira dritto pensando all'intervento per la fiducia di mercoledì, che sarà incentrato soprattutto sulle riforme costituzionali. L'esecutivo è comunque intenzionato a dare il suo contributo sulla nuova legge elettorale e le forze filogoverniste cercano la sintesi per un accordo sul modello da adottare. Se ne riparlerà già da lunedì, subito dopo le primarie del PD. Italia quarta in classifica in Europa, ma purtroppo anche stavolta non è una classifica lusinghiera. Siamo quarti per pressione fiscale. Lo dice la Banca d'Italia, secondo la quale il peso delle imposte è salito nell'ultimo anno del 2012 dal 42,5 al 44% del PIL. E dal Censis arriva davvero una brutta fotografia della società italiana. Siamo sciapi, insipidi e infelici. Nel nostro paese circolano accidia, furbizia generalizzata, disabitudine al lavoro, crescente evasione fiscale. Che girone per l'Italia ai mondiali del Brasile del prossimo giugno. Incontreremo altri due ex campioni del mondo, l'Uruguay che vinse l'ultima volta proprio in Brasile nel 50 e l'Inghilterra. Sia Inghilterra che Uruguay hanno due allenatori che ben conoscono l'Italia, Hodgson e Tabárez. La partita d'esordio si giocherà a Manaus, nel cuore dell'Amazzonia, contro gli inglesi. Buonasera, quindi l'addio a Nelson Mandela, l'addio al padre del Sudafrica contemporaneo che esce dal buio dell'apartheid, l'uomo che ha cambiato il mondo anche, non soltanto il suo paese, non soltanto il continente africano. Sono scesi in strada a ballare, cantare, pregare. Ieri sera non si sono più fermati. I sudafricani stanno rendendo onore così all'uomo che li ha portati fuori dall'apartheid, dall'isolamento internazionale, che con la Commissione per la Verità e la Riconciliazione ha evitato una guerra civile al termine del regime segregazionista. Ballano in strada, scandendo gli stessi slogan di tanti anni fa, quando Mandela era nella cella 46664 di Robben Island e i più giovani non sapevano che faccia avesse. Le sue foto erano proibite dal regime. In carcere l'avvocato Nelson Mandela spaccava pietre, poi, testi alla mano, chiedeva e infine otteneva libri, guantoni da box, possibilità di giocare a pallone e coltivare ortaggi. In quella cella umida in mezzo all'oceano prese la tubercolosi. I polmoni indeboliti e le continue infezioni non gli hanno però impedito di avere una lunga vita. Amico di capi di Stato e di rock star che si sono battute per la sua liberazione, di attori e di campioni, finché ha potuto è stato sulla scena pubblica, impegnato in una nuova lotta, quella contro l'AIDS. Negli ultimi anni è arrivato anche il Parkinson, ma a fargli male sono state la perdita dei figli, le accuse di ruberia alla ex moglie Winnie, la deriva tra corruzione e lotte di potere che ha preso il suo partito, l'African National Congress. Non appariva più in pubblico oramai da tempo. La terza moglie, Gracia, vedova di un altro padre nobile, quello del Mozambico, Samora Machel, ne ha difeso con forza la dignità anche se non è riuscita a tenerlo al riparo dalle faide familiari. Mandela sarà seppellito là dove voleva, a Cuno, il centro in cui è cresciuto e dove sono già le tombe dei suoi due figli maschi. È qui che dalla sera del 15 dicembre Madiba riposerà. Dopo 12 giorni di lutto nazionale, cerimonie funebri, alle esequie parteciperà anche Obama, ma soprattutto ancora canti e balli in strada. Un grande eroe pacifico, l'uomo che seppe perdonare, che non cercò la vendetta, l'uomo che batté la violenza dopo aver battuto con la sua resistenza passiva 28 anni in carcere un regime segregazionista tra i più spietati. E quando nel 1990, sulla scia di un'incessante, tambureggiante azione internazionale, venne infine liberato, fece un discorso che non possiamo dimenticare. Nel giorno della mia liberazione ringrazio con calore e gratitudine i milioni di miei compatrioti e tutti coloro che in ogni angolo della terra hanno combattuto per il mio rilascio. Oggi la maggioranza dei sudafricani, bianchi e neri, riconosce che l'apartheid non ha futuro.
dobbiamo mettere la parola fine tutti insieme per costruire pace e sicurezza. Le nostre sfide e la campagna di massa della nostra organizzazione e della nostra gente può culminare soltanto nell'instaurazione della democrazia. La vittoria può essere assicurata solo attraverso un'azione di massa disciplinata. Chiediamo ai nostri compatrioti bianchi di unirsi a noi per dare vita a un nuovo Sudafrica. Il Movimento per la Libertà può diventare una battaglia politica anche per voi. La nostra marcia per la libertà è irreversibile. Non dobbiamo permettere alla paura di intralciare il nostro cammino. Ho combattuto contro la dominazione bianca. Ho combattuto contro quella nera. Ho sostenuto l'ideale di una società democratica e libera, in cui vivere in armonia e con eguali opportunità. Spero di vivere sempre per questo ideale, di riuscire ad ottenerlo e, se fosse necessario, sarei disposto anche a morire per questo. Questo era Nelson Mandela. E bisogna andare alle altre notizie del giornale, che a confronto ovviamente sono minuscole, al confronto di questa grande, grandissima figura del nostro tempo. Ma tra le cose di casa nostra spicca una decisione che è il contrario di quello che aveva annunciato, di Romano Prodi, che 7 mesi e mezzo dopo essere stato bruciato, nel modo che tutti ricordano, nella battaglia presidenziale per le divisioni del PD, ha scelto di dire sì, voterò anch'io domenica alle primarie. Il padre fondatore ci ha ripensato. Domenica Romano Prodi sarà in fila ai gazebo del Partito Democratico per votare alle primarie. Giravolta notevole e inaspettata, dopo la dichiarazione del suo disimpegno a proposito della scelta del segretario, Prodi cambia idea, spinto dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il Porcellum. Lo farò perché il bipolarismo è a rischio, dice chiaro e tondo l'ex premier, convinto sostenitore del sistema maggioritario, evidentemente deluso dalla prospettiva di un ritorno al proporzionale aperta dalla sentenza della Consulta. I rischi aperti dalla recente sentenza mi obbligano a ripensare decisioni prese in precedenza. Tornerò dall'estero e mi metterò in coda. Pur con tutti i suoi limiti, il PD resta l'unico strumento della democrazia partecipata di cui tanto abbiamo bisogno, spiega Prodi, che sembra mettere così nel cassetto l'amarezza per la mancata elezione a capo dello Stato, tradito dai 101 grandi elettori democratici. Il professore non si esprime sui candidati, non lo farà, assicura la deputata democratica Sandra Zampa, ex portavoce di Prodi, la quale voterà Civati. Pro Renzi si sono però schierati il fedelissimo Sandro Gozzi e Vittorio, il fratello del professore. La decisione è un bene per tutto il partito, commenta il sindaco di Firenze. Sento dire discorsi strani sulla partecipazione, ma con un milione e mezzo, nessuno fa quello che facciamo noi, non in Italia, in Europa. La decisione di Prodi gli fa onore, commenta anche Guglielmo Epifani. Fa bene alle primarie e ora in tanti al voto, aggiunge il segretario uscente. Saranno un successo, rilancia Cuperlo, impegnato oggi a Firenze nella tana di Renzi. Domenica sarà una bellissima giornata, sarà una festa per il PD. E secondo me sarà anche una bella giornata per la democrazia italiana. Perché... Nessuna manovra, insomma, per far fallire le primarie. Sull'affluenza si gioca una parte della sfida. In caso di scarsa partecipazione, il successo sarebbe dimezzato. Io non farò nessuno sgambetto al governo. L'impegno, invece, di Civati con Letta. Io non voglio mandare a casa nessuno domani mattina. Voglio che si faccia la legge elettorale subito,
perché è una situazione assurda e non dignitosa per un paese grande e bello come l'Italia, quella di non poter avere neanche una democrazia fino in fondo. È un appuntamento cruciale, se ne parla da tanto, e domenica sera, subito dopo praticamente la chiusura dei seggi, ci sarà il nostro speciale bersaglio mobile dalle 21:15, collegato ovviamente con i quartier generali sia di Renzi, sia di Cuperlo, sia di Civati, e con la sede del Partito Democratico per avere i dati. Avete sentito quanto importanti sull'affluenza e poi quelli ovviamente sulle percentuali raggiunte dai tre candidati, ospiti in studio e tutto quello che ci vuole in questi casi. Domenica sera però sapremo già chi ha vinto nell'altra sfida politica che conta in questi giorni, quella per la guida della Lega. Il vecchio capo azzoppato dalle inchieste e il giovane delfino del segretario, Bossi contro Salvini. Si giocano domani, col voto dei militanti nelle sedi provinciali, la segreteria della Lega e l'eredità di Maroni, il governatore della Lombardia rimasto per un anno e mezzo al vertice del movimento. La sfida è tutta qui. Da una parte il fondatore, 72 anni, inseguito dalle macerie del cerchio magico e dagli avvisi di garanzia della procura, che cavalca i vecchi slogan contro Roma ladrona e, a dispetto dell'età e della malattia, punta su una Lega tutta di lotta. Quando sono andato via io la Lega era il 15% a livello nazionale, ritornerà in poco tempo. La Lega è un movimento d'attacco, non di cravatta, d'attacco. Dall'altra l'ex Gian Burrasca leghista, che a 40 anni cerca il salto e gioca la campagna anti-euro in un abbraccio con Marine Le Pen e Geert Wilders, i leader della destra populista e anti-global, invitati con i parlamentari russi di Putin e gli eredi austriaci di Haider fra una settimana al congresso di Torino che formalizzerà l'elezione del segretario. Disubbidire superò tutto alle regole idiote di Bruxelles, al patto di stabilità, alle regole che ammazzano l'agricoltura e il commercio, a ricostruire tutto quanto a partire dall'euro, che è una moneta criminale che sta ammazzando imprese, stipendi e pensioni, a costo di uscirne, perché uscire dall'euro si può. Bossi ieri ha tenuto il suo comizio in un ristorante di Biassono, in Brianza, davanti a una cinquantina di fedelissimi lealisti. Gioca una partita apparentemente impossibile contro la storia e contro le inchieste dei magistrati che lo accusano di una truffa allo Stato da 40 milioni e di ruberie da 200.000 euro. Salvini sulla carta è lo strafavorito e il vero punto non è se vincerà ma come vincerà. La pancia leghista lo considera troppo milanocentrico e troppo maroniano, anche se in campagna elettorale si è molto smarcato dal governatore. Sul voto ci sono le incognite dei veneti e la delusione per Maroni di Varese, la culla del leghismo che per la prima volta con Salvini non avrà il segretario. Il risultato delle primarie leghiste arriverà domani sera a Torino, l'incoronazione dei delegati al congresso. Ma sullo sfondo ovviamente c'è una sorta di conto alla rovescia. Da lunedì, dopo che ci sarà il nuovo segretario del PD, parte il nuovo scontro sul governo e dintorni. Già però c'è un'anticipazione molto molto chiara, perché oggi con toni simili i due principali partiti di opposizione, Forza Italia e il Movimento 5 Stelle, hanno sparato su quello che considerano evidentemente l'elemento debole del quadro politico, cioè quei deputati del PD che sono stati eletti, del PD di Selle, del Centro Democratico, che sono stati eletti grazie al premio di maggioranza, che ora è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Lo strano asse Berlusconi-Grillo all'opposizione sembra consolidarsi dietro la bocciatura del Porcellum. Forza Italia e 5 Stelle si scagliano contro il Parlamento, figlio della legge elettorale dichiarata illegittima, usando gli stessi argomenti e gli stessi aggettivi. I 148 seggi di PD, SEL e Centro Democratico sono illegittimi perché ottenuti grazie al premio di maggioranza bocciato dalla Consulta, attacca Renato Brunetta dal fronte berlusconiano, mentre sul suo blog Beppe Grillo annuncia la prossima pubblicazione di nomi e volti dei 148 parlamentari di centrosinistra bollati come abusivi. Se io fossi tra questi 148 parlamentari me ne sarei andato immediatamente, perché ci vuole nella vita ci vuole un po' di moralità e coscienza, e quindi condivido pienamente l'idea di Grillo, di Beppe. So che ci sono delle modalità all'interno della giunta delle elezioni per ora che sono un po' particolari, quindi stiamo cercando di capire cosa si può fare in giunta. I 5 Stelle, che guidano con D'Ambrosio la giunta elezioni di Montecitorio, minacciano di aprire il vaso di Pandora della convalida degli eletti. Un attacco concentrico che sembra avere anche un identico obiettivo: le elezioni anticipate con quello che resta del Porcellum. Con Forza Italia è intenzionata a chiamarsi fuori dal dibattito sulle riforme possibili, rendendole così più difficili.
Che l'obiettivo sia il voto, Berlusconi lo dice chiaramente in una lettera inviata a tutti i parlamentari di Forza Italia. Il vostro impegno deve essere attivo e quotidiano, anche in vista di possibili elezioni politiche nei prossimi mesi, scrive il leader. Siamo l'unica vera opposizione, non solo ad un governo che ci ha gravemente deluso, ma anche ad un sistema fatto di intreccio tra sinistra e magistratura, al quale non sono estranei i più alti organi di garanzia delle nostre istituzioni, continua Berlusconi, con un chiaro nuovo attacco in direzione Quirinale. E un falco, come Daniela Santanchè, si dice pronta a votare l'impeachment per Napolitano annunciato dai 5 Stelle. Ma le convergenze tattiche tra le due forze principali di opposizione si fermano di fronte alla nuova offensiva di Grillo contro i giornalisti considerati nemici. Oggi sul blog il leader 5 Stelle inaugura una rubrica chiamata Giornalista del giorno, invitando i suoi a segnalare quelli meritevoli, tra virgolette, di attenzione. Prima vittima Maria Novella Oppo dell'Unità, colpevole di giudizi poco lusinghieri nei confronti del movimento. Una lapidazione verbale, la definisce Enrico Letta, primo di una lunga serie di attacchi bipartisan al metodo Grillo, dal quale prende le distanze anche Dario Fo. Non mi piace, non accetto un linguaggio di questo genere. Siamo d'accordo con Dario Fo. Andiamo a vedere dall'altra parte però il governo e dintorni. Letta poco fa è stato a colloquio con Epifani a Palazzo Chigi, ma prima era stato lui al Quirinale da Napolitano. Il Quirinale riprende l'iniziativa per le riforme dopo il terremoto della Consulta che ha cancellato il Porcellum, mentre lo stesso presidente della Corte Costituzionale, Gaetano Silvestri, per calmare le acque ribadisce che gli effetti giuridici della sentenza decorrono dalla pubblicazione delle motivazioni, si parla di gennaio, e che il Parlamento è assolutamente legittimato a legiferare. Per contrastare l'effetto destabilizzante comunque innescato dalla sentenza, oggi Napolitano ha tessuto la sua tela incontrando prima il presidente del Consiglio Enrico Letta in vista del nuovo passaggio della fiducia di mercoledì prossimo e poi il presidente del Senato Pietro Grasso dopo il duello tra le Camere che si contendono il primo passaggio della riforma del sistema di voto. Legge elettorale, monocameralismo, riduzione dei parlamentari sono la roadmap indicata come imperativo alle forze politiche dal Presidente della Repubblica. Obiettivi che saranno il cuore dell'intervento della prossima settimana di Letta in Parlamento, quello che segnerà la discontinuità tra la vecchia maggioranza e quella nuova senza Berlusconi e probabilmente con Renzi, segretario del PD. Palazzo Chigi promette un intervento molto incisivo sulle modifiche costituzionali, più delicata la materia della legge elettorale, competenza del Parlamento più che del Governo. Il ministro Franceschini ha proposto però che l'esecutivo dia il suo contributo dopo l'accelerazione impressa dalla Consulta, con un accordo da siglare tra le forze di maggioranza, PD Renziano, centrodestra di Alfano e Scelta Civica. L'idea è un doppio turno modello francese, sarebbe il più conveniente anche per Alfano, gli darebbe più autonomia e più potere contrattuale con Forza Italia, sostiene Franceschini. Nello stesso governo però il ministro delle riforme, Quagliariello, alfaniano ma anche vicinissimo al Quirinale, propende per una linea attendista. Meglio aspettare le motivazioni della Consulta per discutere di riforma elettorale, una scelta che chiuderebbe definitivamente la finestra di un possibile voto anticipato a marzo. E per tenere più in sicurezza ancora il sistema, i governisti, in polemica con Renzi, preferiscono anche che la riforma elettorale rimanga in Senato, puntando prima di tutto all'accordo di maggioranza senza intese con 5 Stelle o Forza Italia, che potrebbero rendere più precaria la legislatura. Anche di questo Napolitano ha parlato con il presidente del Senato Grasso, che prima della Consulta si era detto pronto a cedere il passo alla Camera. Se ne riparlerà la prossima settimana, primarie fatte e programma di governo ricontrattato. Vi ricordate sicuramente il caso di Abu Omar, l'imam che fu catturato, sequestrato, rapito e portato fuori dall'Italia in un comando della CIA, accadde a Milano, lui era l'imam della moschea di Viale Jenner, fu riportato in Egitto, messo in carcere e a quanto pare torturato. Ora Abu Omar è libero nel suo paese, ma non sarebbe libero di tornare in Italia perché oggi è stato condannato a Milano a 6 anni di carcere con l'accusa di associazione per delinquere con finalità di terrorismo anche internazionale. Processo ovviamente celebrato in contumacia. Ma ogni giorno ci porta notizie sulla condizione dell'Italia. Sono notizie in genere di statistiche economiche, ma oggi non soltanto quelle. Il dato comune però è che non allargano certo il cuore a una grande speranza.
quarti in classifica nell'eurozona per pressione fiscale. A stilare questa poco rassicurante graduatoria alla Banca d'Italia, secondo la quale il peso delle imposte italiane nel 2012 è salito dal 42,5% al 44% del PIL, il confronto è con il 2011. Come noi la Finlandia del nostro frequente fustigatore Olli Rehn, il problema però è noto, lassù vicino al circolo polare artico i servizi forniti sono notoriamente migliori e vale poco considerare il peso sul PIL italiano dell'economia sommersa, poiché chi fa nero, si sa, non paga le tasse. In più c'è anche la continua incertezza sulle tasse future che, e a dirlo questa volta il Censis, non consente di effettuare previsioni di spesa. E forse questo è uno dei problemi minori individuati dal Centro Studi Investimenti Sociali, secondo il quale viviamo ormai in una società sciapa e infelice, senza fermento e dove circola troppa accidia, furbizia generalizzata, disabitudine al lavoro, immoralità diffusa e crescente evasione fiscale, appunto. Una società nella quale oltre 2 italiani su 3 hanno notato un peggioramento nella propria capacità di spendere, ed il 70% di loro va in difficoltà se deve affrontare una spesa imprevista. Una società con un esercito da oltre 10 milioni tra precari e disoccupati, sempre più spezzata tra nord e sud, che ha un reddito pro capite sotto i livelli di Grecia e Spagna, e dalla quale nell'ultimo decennio hanno cominciato a fuggire sempre più under 35. Negli ultimi 10 anni, infatti, il numero di chi ha trasferito la propria residenza all'estero è più che raddoppiato e più del 50% di coloro che hanno fatto questo passo sono giovani alla ricerca di una società meno sciapa e più felice. Oggi c'è tempo e modo e necessità, perché la notizia va data, di parlare della nazionale di calcio che giocherà al prossimo mondiale nel giugno dell'anno prossimo in Brasile, cominciando da un girone certo non facile, visto che oltre al Costa Rica ci sono l'Inghilterra e l'Uruguay. Inghilterra, Costa Rica ed Uruguay sono queste le avversarie dell'Italia nel gruppo D dei mondiali di calcio. Dunque il sorteggio di questo pomeriggio in Brasile non è stato così catastrofico come qualcuno, forse influenzato dalle simulazioni, preannunciava per gli azzurri. Anche se la prima reazione del nostro CT, Cesare Prandelli, si è focalizzata sì sulla difficoltà tecnica, ma soprattutto sulle condizioni climatiche che troverà la nazionale. L'esordio avverrà il 14 giugno a Manaus, in Amazzonia, con un'umidità probabile di oltre il 90%, alle 21 locali, quando in Italia saranno le 2 del giorno 15. Poi 6 giorni di pausa prima di affrontare la Costa Rica a Recife, e qui ci sarà anche il caldo, giocando alle 13 locali, le 18 in Italia. Si chiuderà il giorno 24 contro l'Uruguay a Natal, nel nord-est del Brasile, sempre alle 13. Ci vorrà un gruppo di veri atleti, ha precisato Prandelli, lanciando un appello anche ai club italiani affinché collaborino il più possibile, mettendo a disposizione i giocatori. Insomma, arrivano i mondiali e lasciateci prepararli al meglio. Dunque si inizierà contro l'Inghilterra di Roy Hodgson, già allenatore di Inter e Udinese. Contro Rooney, Lampard e compagni bisognerà partire forte, dare un segnale inequivocabile, come quando battemmo gli inglesi agli ultimi europei ai calci di rigore nei quarti di finale. Poi dovremo affondare il colpo contro la Costa Rica, che abbiamo affrontato solo una volta, prima dei mondiali statunitensi del 94, così da arrivare al confronto con l'Uruguay di Edinson Cavani senza troppa apprensione. Ora inizia il lavoro di organizzazione, le amichevoli, gli stage e la selezione degli uomini, sperando naturalmente che il campionato tenga lontano gli infortuni. Non sarà una sorpresa, visto che l'altro ieri c'era Civati e ieri Cooperlo, ma stasera l'ospite di Lilli Gruber è Matteo Renzi, a 8:30. Dopo, essendo venerdì, c'è Crozza nel Paese delle Meraviglie. Noi ci fermiamo. Infine la borsa, che ha chiuso la settimana con il segno più in positivo, è andata la borsa di Milano, che ha chiuso con un più 0,73, molto più in positivo in questo momento è invece Wall Street. Il Dow Jones sta guadagnando l'1,16%, il Nasdaq lo 0,78%. È tutto, vi lascio 8:30, poi c'è Crozza, buonasera, domani.